Tutto è pronto per una nuova domenica insieme, una nuova puntata. Benvenuti, benvenute. Questo è il Sentiero di Atlantide, questa è casa anche di Nicola Bizzi, che vedremo fra poco con un ospite nuovo. Per questa puntata parleremo e scopriremo insieme di energie, frequenze e soprattutto chi è o cos'è Marsì. Tutto questo dopo la sigla. A fra poco. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamo anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. Aspetta, Marisa, lascia la fila. E ci siamo, rieccoci tornati. Vi volevo far vedere una new entry, abbiamo anche il coniglio Titti nella nostra famiglia, non poteva mancare il coniglio Titti, che è quello qua, vi saluta e fa comparsa anche lei, la ridiamo alla sua proprietaria, per carità, ce l'ha solo prestato per fargli fare un saluto. Tutto questo è il Sentiero di Atlantide, cominciamo con buone energie, poi ecco, non vi preoccupate, c'è anche lo snorchi qua, e tutti i nostri amici, il buon Mesbet, ai comandi, torna tutto, formazione titolare, 79.000 iscritti, quindi 79.000 grazie in giro per il mondo a chiunque stia parlando di noi, e questa puntata sono veramente curioso. Nel fuori onda abbiamo cominciato a parlare, non vedo l'ora di affrontare il discorso anche insieme a voi, fedelissimi, veterani, abbonati. Vi lascio al buon Nicola per l'introduzione, la presentazione della puntata e del nostro nuovo ospite. Grazie Gianluca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il Sentiero di Atlantide non è soltanto storia, non è soltanto enigmi e misteri del passato, ma vuole anche trattare ed affrontare, e già l'abbiamo fatto in diverse occasioni, i misteri del nostro mondo, i misteri del presente, i misteri della psiche umana, i misteri dell'essere umano stesso. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? No? Queste fatidiche domande che dovremmo porci, molti non se le pongono, ma soprattutto molti nostri ascoltatori se le pongono, altrimenti magari non ci guarderebbero. Ed è proprio perché se le pongono, magari cercano nelle nostre trasmissioni alcune risposte. Non sempre siamo in grado di darle, non abbiamo la scienza infusa, ma siamo degli esploratori. Cerchiamo anche noi di farci delle domande e di trovare umilmente e di cercare umilmente le risposte. Stasera abbiamo un ospite importante, abbiamo un caro amico che è Domenico Rondinelli, e con Domenico Rondinelli parleremo di energie, parleremo di frequenze, parleremo di vibrazioni, parleremo soprattutto di musica e cercheremo di capire come la musica e le frequenze possono risuonare con il nostro essere e possano anche permetterci di migliorare noi stessi, di crescere, di evolvere, di acquisire consapevolezza? Forse. Migliorare la nostra salute? Forse. Capire chi siamo? Probabilmente sì. Noi siamo fatti di acqua. Il 90% del nostro corpo è acqua, più o meno. E sapete l'acqua, no? Come risuona, come vibra. Essendo fatti di acqua, anche noi risuoniamo come diapason e risentiamo di tutte le influenze che riceviamo, sia dal cosmo che dalla materia. Domenico Rondinelli è un musicista, ma soprattutto è una persona che si interroga sui grandi misteri della vita, che si interroga sugli arcani della nostra esistenza. E recentemente ho dato alle stampe un suo libro secondo me molto importante, che si intitola Marsili, l'anima della terra. L'anima della terra è proprio il sottotitolo di questo libro. Perché questo titolo? Ce lo spiegherà Domenico, ci spiegherà anche chi o cosa è
Marsili. Molti di voi senz'altro già conosceranno questo nome. E ve lo dirà lui, anche se io lo so. Ma cercheremo anche di capire che cosa ha a che fare un catalizzatore e un generatore di energie come il Marsili con la musica, con le frequenze, e che cos'è il metodo Marsili ideato da Domenico. Quindi io passerei direttamente a lui la parola anche per un'autopresentazione e per entrare poi nel vivo dei suoi studi e delle sue ricerche. Beh, grazie di avermi ospitato, io sono molto contento di essere qui stasera, è una grande opportunità, quindi ringrazio sia il canale, sia Gianluca che te Nicola, e ringrazio anche tutti quelli che ci stanno ascoltando e spero di soddisfare la vostra curiosità. Subito vi dico da dove è venuto questo Marsili e perché Marsili. Quindi, allora, il Marsili innanzitutto è il titolo del libro, ma io non parlerò quasi per niente in questo libro del Marsili, però vi dico subito cos'è, almeno subito ci leviamo il problema e perché poi ho voluto dire Marsili. Il Marsili è un vulcano, quindi non è... Nicola ha fatto una bellissima introduzione, ha parlato di vibrazione, ha parlato dell'acqua, ha parlato della ricerca interiore, ha parlato di come evolverci, e io comincio con un vulcano. Sembra un po' strana questa cosa, però adesso cercherò insomma di farvi arrivare perché ho voluto mettere questo titolo. Marsili è un vulcano che più che altro è sconosciuto, pochissimi sanno dell'esistenza di questo vulcano, è il vulcano più grande d'Europa, si trova davanti alle coste della Calabria, fa parte del complesso eoliano, ma è sott'acqua, un vulcano sottomarino, è 70 km lungo e 30 km largo, è alto 3.000 metri, quindi dal pelo libero dell'acqua è a 450 metri di profondità. È un vulcano attivo, è un vulcano che se dovesse veramente fare delle eruzioni potenti le sentiremmo. Leviamoci subito l'ansia, queste eruzioni non creeranno problemi alle coste calabresi né alle coste napoletane, però si sentiranno. Ci potrebbe essere invece uno tsunami se una parte di questa montagna grandissima che sta sott'acqua dovesse cedere, perché pare che sia una montagna soggetta a dei cedimenti. Allora in quel caso il movimento di grosse masse di roccia, di detriti e di terra muoverebbe l'acqua e farebbe in modo che quest'acqua creerebbe uno tsunami che potrebbe arrivare alle coste. Ma io perché mi sono messo a pensare a questo Marsili? Cioè, io non sono un geologo, non sono anche uno scienziato della Terra, parleremo d'altro. Nicola ha voluto dire che io sono un musicista, ancora non mi sono presentato, però insomma io sono un clarinettista, tra le altre cose mi occupo di composizione musicale, però faccio anche tante altre cose, diciamo che è piuttosto varia la mia esperienza, sia lavorativa che anche di passioni nella vita. Tornando al Marsili, perché sono sceso a parlare del Marsili? Perché un giorno, nel 2010, ero sott'acqua, a nuotare nella spiaggia delle Grotticelle in Calabria, e a un certo punto, questa è una spiaggia bellissima, una delle 10 spiagge più belle al mondo, peraltro, per chi non la conoscesse, sento un improvviso senso di timore, di paura. Io ero abituato ad andare sott'acqua, per me era una cosa normale e normalissima, e normalmente lo faccio. Però in quel caso mi sono sentito un qualcosa, una specie di tremore. Sapete quella sensazione che ti dà, come se ci fosse qualcosa che ti osserva, che ti vede. E questa cosa l'ho lasciata lì, sono uscito dall'acqua, poi mi sono guardato intorno, e ho cominciato a ricercare dove mi trovavo, cosa c'era, cosa non c'era, quindi ho cercato questo Marsili e ho scoperto di questo vulcano, e dentro di me ho pensato che ci fossero delle vibrazioni che mi arrivavano dal Marsili, che arrivavano a me, che arrivavano, c'erano dei movimenti. E da lì è partito tutto, avevo già iniziato a approfondire un po' il discorso dell'acustica musicale, della quale poi parleremo più avanti, e quindi mi è venuto in mente questo discorso delle vibrazioni, del quale parleremo e del quale poi approfondiremo, insomma, spero, nel prosieguo di questa serata. Per parlare delle cose delle quali parliamo, ho voluto poi dare il titolo al libro Marsili, l'anima della Terra, perché la Terra per me ha un'anima.
E il Marsile, che è il vulcano più grande d'Europa, uno dei vulcani più grandi al mondo, può essere un'espressione, può essere un ricordo, può essere qualcosa che ci ricorda l'anima della Terra. Quindi anche la Terra ha una forza interiore, ha un, potremmo dire quasi uno spirito, un'energia nascosta, un'energia che si potrebbe rivelare e che è lì e che noi non vediamo. Allo stesso modo anche l'uomo ha una sua energia, ha una sua anima, ha un qualcosa che noi non vediamo, che non è tangibile. E da sempre l'uomo si è sempre chiesto cosa c'è al di là del nostro corpo, cos'è che sentiamo? Perché il Marsilio non lo sentiamo, non lo vediamo, è qualcosa di lieve, che molti neanche conoscevano. Se vai in queste spiagge non lo vedi, eppure c'è sott'acqua, c'è una potenza nascosta incredibile, che se dovesse esplodere è come se si farebbe sentire. Quindi l'anima, la Terra ha un'anima, ha qualcosa di energeticamente forte che è lì. Ecco questo passaggio. Il passaggio è questo: l'anima della Terra, il Marsile, la forza nascosta, ma qual è la potenza dell'uomo? Dove sta l'uomo in se stesso? Cosa ha di forte, di potente e di strepitoso, di così fortemente energetico che lo può caratterizzare? E questa è la domanda. È la domanda che mi sono fatto io, che si è fatto da tempo, penso, il genere umano, e alla quale sto cercando di dare risposta da tempo. E il Marsili, questo libro, è un tentativo di dare risposta, uno dei tentativi, perché non esiste, secondo me, una risposta univoca e che possiamo dare, e che possiamo prendere per buona in generale. È un tentativo che secondo me può essere interessante, può essere costituire un riferimento. E allora di questo, insomma, adesso vi spiego. Quindi anche l'uomo ha un'anima. Chi ha detto che l'uomo ha un'anima? Come si fa a dire che l'uomo ha un'anima? Da dove viene questa anima? Io mi sono fatto anche degli appunti, perché come l'argomento è lungo, complesso, allora io mi sono preso anche la briga di lasciarmi degli appunti sotto gli occhi. E anche voi che siete qui con me, sia Nicola che Gianluca, vi sarete chiesti se abbiamo o meno un'anima, se oltre a questo corpo c'è qualcos'altro, no? Perché io qui sul tavolo ho una bottiglia. Questa bottiglia, a un certo punto, quando finirà l'acqua, la distruggeremo, la ricicleremo e finisce lì. Ma qualcuno di noi si ricorderà mai di questa bottiglia? Qualcuno andrà a pregare per lei a un cimitero? Qualcuno dirà, ma quella bottiglia era di un verde veramente particolare? No, finisce lì, perché è un oggetto, è immateriale, non ha un'anima. Noi perché invece continuiamo a pensare a quelli che non ci sono più e immaginiamo che di noi stessi si debba conservare un ricordo, e di noi stessi immaginiamo che ci sia qualcos'altro? Fortemente dentro di noi sentiamo che c'è qualcosa che ci caratterizza, che è l'anima. Quindi io ho cominciato a pensare innanzitutto che l'anima esiste. E premetto, in questa serata non faremo discorsi religiosi, cioè non perché ci sia nulla da dire ovviamente a riguardo delle religioni, ma proprio perché vogliamo rimanere proprio su un discorso come dire, generalista, che può abbracciare tutto, no? Se l'anima esiste, è perché lo diamo per scontato, come un'entità che non è corporea, che non appartiene al corpo, che si occupa un corpo, o meglio veste un corpo dall'interno, ma poi a un certo punto lo abbandonerà, lo lascerà. Il corpo finirà come la bottiglia, riciclato nella terra, e continuerà, diciamo, a essere materia che servirà per altra materia. Ma quest'anima dovrà continuare la sua esistenza. Noi ci siamo chiesti quando è arrivata quest'anima, perché se c'è dopo e c'è durante, c'era anche prima. Se c'era prima e ha scelto di arrivare in un momento, e questo è il passaggio importante. Perché ha scelto di arrivare in quel momento? Cos'è che l'ha attratta in quel momento? Noi siamo nati in una determinata data, in un determinato orario, in un posto. Evidentemente c'è un motivo perché siamo arrivati lì.
non può essere casuale. E questo ce lo siamo chiesti, cioè mi sono chiesto questa cosa, e come ho cercato di dare una risposta? Ma io mi sono detto, io sono così piccolo, io sono un essere umano che vive nel suo, la mia anima vive nel mio corpo. Sono minuscolo, sono in un pianeta piccolo del sistema solare, in un universo incredibile, ma come potrò mai sapere io l'anima di un altro essere come me, perché è arrivata, se già della mia non so come mai sono arrivato, cioè già mi chiedo di me stesso. E allora ho pensato, ma se l'anima è stata attratta da una vibrazione, è stata attratta da un qualcosa di simile. Quindi ho pensato di sfruttare quelle che sono le mie conoscenze musicali, dalle quali adesso vi dirò. E cominciamo a parlare quindi della legge di risonanza. La legge di risonanza è una legge che, per chi non la conoscesse, è una legge molto semplice. Se ci sono due strumenti musicali vicini, due chitarre, o anzi meglio due violoncelli che si sentono, sono molto più belli, sono molto più... è molto più efficace questo effetto, l'ho anche provato una volta al conservatorio, e si sono accordati uguali, sono quattro corde le corde del violoncello, noi pizzichiamo una corda, quella comincia a vibrare e si sente un suono, voi sapete che la corda dell'altro violoncello che è accordata allo stesso modo di quello che abbiamo pizzicato, comincia a suonare da sola, senza che nessuno la tocchi, e non è un miracolo, suona per risonanza. Perché la legge di risonanza è questa, cioè le vibrazioni simpatiche, le vibrazioni simili si sollecitano, si attirano, è proprio questo l'effetto. Quindi le cose simili si attirano. Noi sappiamo che anche il corpo umano ha una sua, questo me lo sono anche segnato, ha una sua vibrazione. Il corpo umano ha una vibrazione che va dalle 62 ai 72 Hz. L'Hz è la misura delle vibrazioni. Le oscillazioni nell'unità di tempo, quindi le oscillazioni in un secondo. Anche gli organi umani hanno la loro vibrazione, per esempio il cuore dai 67 ai 70 Hz al secondo, i polmoni dai 58 ai 65, anche il cervello ha una sua vibrazione. Tutto vibra, insomma. Se immaginate, parlavo prima della galassia, immaginate la galassia vista da centinaia di anni luce, da un essere gigantesco che potesse vedere a distanza la nostra galassia, lui vedrebbe una luce che è la nostra galassia, e non vedrebbe che all'interno, perché è lontanissimo, non vedrebbe che all'interno ci sono i pianeti che si muovono, quindi ci sono delle vibrazioni interne a questa galassia. Allo stesso modo, noi non è che vediamo in una persona, quando la vediamo vicina, la vediamo che vibra, no, non la vediamo che vibra, però ci sono delle vibrazioni infinitesimali, quindi tutto si muove, l'elettrone gira intorno al nucleo dell'atomo e qualunque cosa vibra, anche l'anima vibra. Ma come vibra? Ma qual è la sua vibrazione particolare? Come facciamo a trovarla? Torniamo alla domanda precedente. Non abbiamo una risposta, perché dovremmo capire qual è la natura dell'anima, riuscire a toccarla e scientificamente provarne la vibrazione. Abbiamo cominciato con un'ipotesi che abbiamo accettato per poter andare avanti, che l'anima c'è. Ma io mi sono detto... Se un'anima ha scelto di nascere, e questo è il passaggio importante, se un'anima ha scelto di nascere in un determinato orario, in un determinato tempo, in una determinata giornata, è perché in quel momento c'erano delle vibrazioni particolari. E vi faccio pensare a una cosa che ci è capitata solamente a tutti. Quando eravamo ragazzi, arrivava la domenica, era un giorno in cui ci rilassavamo. Io nel mio paese, mi ricordo, si andava a messa, c'era la festa, eravamo tutti liberi, finalmente nessuno ti chiedeva dei compiti. È un'area diversa. Il lunedì, quando ci alziamo e andiamo a lavorare o abbiamo degli impegni, il mondo è diverso. Sono vibrazioni nell'aria, ci sono vibrazioni diverse, ci sono situazioni diverse. Il 12 novembre di notte, mentre piove, ci sono delle vibrazioni nell'aria. Cioè, se tu esci fuori, è buio, è grigio. Se il 12 agosto, alle 5 del pomeriggio, c'è un sole, giusto? È tutto un altro mondo. Se l'anima arriva il 12 novembre alle 3 di notte, perché ci sarà qualcuno che è nato il 12 novembre alle 3 di notte, spero che qualcuno che ascolta non pensi, non c'è un giudizio di valore, perché poi andiamo avanti, e qualcun altro è nato il 12 giugno all'una del pomeriggio, all'una, è tutta un'altra vibrazione, è tutto un altro mondo.
sei nato di lunedì piuttosto che di domenica, se alle 4 di mattina piuttosto che alle 3 del pomeriggio. Come faccio io a dare le vibrazioni a questi orari? Ma semplice, mi sono detto. Esiste la musica classica, innanzitutto, che ha determinate strutture interne e delle quali ne parlo, ma qui faremo molto velocemente. Ma esistono anche i cicli del sole. Ma c'è il sole che mi gira. Io in tutte queste date c'è qualcuno che gira intorno, cioè che gira intorno, è la Terra che gira intorno al sole, ma c'è il sole che ci, diciamo, noi notiamo il suo passaggio. E sappiamo che al massimo della giornata, a mezzogiorno, la notte ridiscende, no? Almeno ai nostri occhi, anche se ribadisco, è chiaro che è la Terra che gira intorno al sole. E io come posso abbinare ai momenti della giornata i suoni? Con quale criterio? La musica classica è fatta in un certo modo. Adesso non l'ho fatto quasi nel libro, figuriamoci se lo faccio adesso in un video quindi no, non farò una teoria classica, però vi dico che i suoni in una scala, voi conoscete Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ci sono i 7 tasti bianchi, dopodiché ci sono i neri, sono 12 in tutto, hanno un determinato rapporto fra di loro e la musica classica si svolge con delle regole. Cioè ci sono dei suoni che sono preponderanti. Se siamo in una tonalità di... Alcuni musicisti mi sentiranno e diranno vabbè, ma questo è normale, è banale, però magari qualcun altro non lo sa. Siamo in tonalità di sol maggiore, vuol dire che sol è la tonica. Sol è il suono principale, il suono fondamentale. E la quinta, il re, è la dominante. Cioè sono dei suoni che hanno determinati pesi all'interno di una tonalità. E cioè non sono lì a caso. C'è tutta una teoria che vi prego di accettare, perché altrimenti dovremmo fare una serata anche sulla teoria musicale, non mi sembra il caso. La dominante è un suono che domina la tonalità. La tonalità è dal punto di vista musicale, è qualcosa di scientifico, cioè non è che è nata a caso. I 12 suoni, il fatto che il giro di sol e sol re mi... sol, do, re, sol, che i chitarristi lo sanno, o se era in do, è do, fa, sol, do, e non è casuale, perché quando si emette un suono ci sono tutta una serie di armoniche e di suoni armonici che vengono emessi durante, insieme, diciamo, al suono emesso. E un suono in se stesso contiene già la tonalità, sia maggiore che minore, va bene? Quindi con questo ho voluto dire che c'è un senso, diciamo, c'è un qualcosa di scientifico nella tonalità, è spiegabile, e chi ha curiosità la può leggere, chi la conosce già mi fa anche piacere. La dominante, ribadisco, il quinto grado è il sole della tonalità. Perché il sole? Perché è il grado più luminoso, è il grado che esprime la massima vibrazione della tonalità, la massima forza. È il suono sul quale di più indugia la melodia. La tonica è il ritornare a casa, perché la tonica, se siamo in sol, è il sol. Quindi il re è il sole e il sol è la casa dove si torna a casa. Tra sol, re ci sono altri suoni, c'è la, si, do, quindi sol, la, si, do, re, e poi c'è mi, fa e sol, e abbiamo finito questa scala. Ci sono altri gradi. Il sole è il primo, il re è il quinto, c'è cioè il secondo, il terzo è il quarto, il sesto è il settimo. Bene, il momento in cui nasce il sole, che torna a casa, quando è nato anche per tradizione, diciamo, Gesù Cristo, quando effettivamente il sole è al livello più basso, è nel periodo di Natale, diciamo, in realtà sarebbe il 13 dicembre, comunque va bene, siamo nel momento in cui il sole è più basso, al solstizio d'inverno, come si dice, no? E lì c'è la tonica. La dominante sta a giugno, quando è il solstizio d'estate, quando il sole è al massimo, come tutti sanno, la giornata al massima luce, mentre il buio è sempre minore. E così, e questo è un ciclo che è annuale. Quindi, prego. Il microfono. Il microfono. Ecco. Sentite?
Mi viene in mente un bellissimo dipinto di Piero Della Francesca che alcune puntate fa abbiamo analizzato insieme all'amico Mauro Marrani. Questo dipinto è La Natività, è uno dei dipinti più misteriosi di Piero Della Francesca, anche perché vediamo che ai lati di quella tettoia dove c'è poi al di sotto il bambino Gesù, in una situazione molto strana, ci sono anche degli angeli con degli strumenti senza le corde. Piero utilizzava i simboli, no? Utilizzava simboli archetipici. Sostanzialmente Mauro Marrani, attraverso i suoi studi, ha scoperto che la tettoia di questa natività nasconde uno spartito musicale. Praticamente quelle che sembrano delle macchie sono in realtà delle note, e questo spartito è stato decodificato. In realtà questo dipinto indica, parla del solstizio d'estate, e indica un luogo ben preciso nei pressi di Borgo San Sepolcro, indica una direzione, e lo spartito testualmente riporta queste note: re, sol, si, fa, la. E si parla proprio del re sole che nasce là, al momento preciso del solstizio. Pensate come si può condensare queste cose in un dipinto. Molto interessante questo passaggio. Volete che facciamo anche una esemplificazione anche diretta? Io posso dire a qualcuno di voi, se qualcuno di voi due si ricorda, non so, Gianluca, facciamo un esempio con te. Ti ricordi la tua ora di nascita? 13:30. Si può sapere solo il giorno e il mese? Anche? 12 maggio 84. 12 maggio. E sai per caso anche il giorno della settimana in cui sei nato? Se non sbaglio è sabato, ma magari lo controlliamo. Bene, sabato. Allora, Gianluca è nato di sabato, il 12 maggio, e alle 13:30 ha detto. 13:30 maggio, sappiamo che con l'ora solare, quindi erano le 12:30 in realtà, dal punto di vista solare. Bene, quindi lui è nato in un momento che è prossimo al sole, al massimo sole che è giugno, di sabato, è il giorno della settimana in cui, secondo appunto il metodo Marsili, del quale si parla appunto nel Marsili Anima della Terra, il giorno della settimana che ha il quinto grado, quindi il massimo del sole, della potenza, è la domenica. No? È la domenica. E gli altri giorni di conseguenza sono, lui è il sabato, è prossimo alla domenica, guarda caso il 12 maggio è prossimo a giugno, guarda caso le 12:30 sono prossime a luna. Quindi è corrispondente praticamente lui è limite alla dominante, quindi lui è un quarto grado al momento della nascita. E che vuol dire? Io non so la vibrazione dell'anima di Gianluca, perché non potrei saperlo, non c'è proprio modo. L'unica cosa che posso fare è fare questo abbinamento e dire: se la vibrazione che ha attirato Gianluca è una vibrazione di quarto grado, perché quelle erano le posizioni del sole, quelli erano i momenti, quelle erano le vibrazioni di quel momento, io non le posso leggere con il linguaggio delle anime perché non lo conosco, però conosco il linguaggio dei suoni. Quindi io posso dire che lui è nato con una vibrazione di quarto grado. E quindi cosa faccio? Gli posso assegnare questa vibrazione che è la sua. E come? Per farsene cosa? E che anche questa poi diventa una domanda, cioè cosa facciamo di questa vibrazione? Che mi serve? Noi siamo arrivati a questa conclusione, che l'equilibrio dell'essere umano è un equilibrio tra corpo, mente e anima. Se l'anima è arrivata in determinate vibrazioni è perché doveva fare un suo percorso, non è casuale l'arrivo in quel momento, ma noi siamo liberi anche e siamo come una corda. Se noi prendessimo una corda e la tiriamo emette un suono, ma se noi la facciamo ancora più lunga, la tiriamo un pochino in più, l'abbiamo fatto tutti con un elastico, il suono diventa più acuto. E così via, la corda è sempre la stessa. Cioè noi siamo liberi di scegliere le vibrazioni che vogliamo assecondare nella nostra vita. Noi ci immergiamo in questo mondo un po' così, casualmente, dal punto di vista del corpo, mentre l'anima arriva con la sua attrazione.
faccio una domanda in generale alla quale cerco di dare una risposta. Se l'anima ha un suo percorso, ma il corpo e la mente si fanno attrarre e vanno verso altri lidi, verso vibrazioni che non sono quelle specifiche che in quel momento aveva l'anima, ci domandiamo, probabilmente questa disarmonia, questa mancanza di consonanza fra questi elementi, potrà portare a uno scombussolamento dell'essere, potrà fargli avere un disequilibrio. E non sto dicendo una malattia, perché non è detto che la malattia, come noi la concepiamo e come io credo, sia il male assoluto. Cioè, non è quello il male assoluto. Il male assoluto è non essere consapevoli di questa vibrazione iniziale, non farne tesoro, non conoscerla, non farla proseguire. Perché, ripeto, siamo liberi di vibrare verso altre vibrazioni e di andare di vibrazione in vibrazione, secondo la legge di risonanza, verso tutt'altri lidi. È come mi viene in mente la poesia di Frost, la strada non presa, strada porta strada. Se il bambino quando arriva, se voi, come tutti sappiamo, respira bene, respira con il diaframma basso, non è inquinato. Quando si sono trovati, dei ragazzi sono rimasti nella giungla, abbandonati, sono stati ritrovati, non avevano malattie, erano perfettamente sani, e arrivati nel nostro mondo si sono ammalati sono scesi. Ci diranno, vabbè, ma perché non aveva gli anticorpi, non aveva i vaccini. Ma forse non è questo. forse perché ha cominciato a vibrare con qualcosa che non era corrispondente. Allora la domanda che mi sono fatto qual è? Forse dobbiamo fare gli eremiti, dobbiamo stare da soli, dobbiamo stare su un monte ad ascoltare questa vibrazione iniziale, a farla nostra, e quella sarebbe il massimo della vita. No, non è questa probabilmente la cosa migliore da fare. Cioè, l'obiettivo del metodo Massili sarebbe quello di individuare questa vibrazione, farla propria, arrivare alla consapevolezza che siamo altro oltre al corpo e non seguire quello che il corpo ci dice, nel senso, non che sia sbagliato mangiare la cioccolata, che non è questo il problema. Il problema è che vibrazione in vibrazione si va verso strade. Cioè, se noi cominciamo ad assecondare una vibrazione che non è quella nostra, poi non possiamo lamentarci di aver percorso una strada. Ci sembra di aver fatto delle cose corrette, di aver seguito quello che è il nostro istinto, ma come mai allora ci sono delle persone che non hanno malattie? Come mai ci sono delle persone che arrivano senza farsi tutte queste domande? Sono brillanti, arrivano chissà dove, eppure mai si sono fatti delle domande. Ma certo, perché la legge di risonanza funziona anche in automatico. Oh. Il problema è che però andare in automatico non si sa dove si va. Cioè, noi possiamo anche lasciare, perché per la legge di risonanza abbiamo detto che si attrae il simile, quindi è facile che l'anima attrae quello che gli somiglia, e così potrebbe continuare. Ma noi possiamo deviare da questo percorso. E quando si è deviato? E chi lo sa? E chi di noi può sapere in questo momento se ha deviato o dove ha deviato? Andiamo tutti a fare dei corsi olistici, andiamo a seguire, cerchiamo di curarci con la medicina, cerchiamo di fare, non so, dei corsi di yoga, di kinesiologia, potete menzionarmi qualunque cosa, ma tutto questo viene dall'esterno. Quindi noi cerchiamo di, perché ci cerchiamo di curare, pensiamo tutti allo stare bene, al benessere, perché pensiamo che tutto questo ci debba aiutare. Ma aiutare in cosa se non conosci quello che eri? Se non sai da dove sei venuto? Se non ti sei posto la domanda? Quindi questo è il discorso. Cioè, io dico che le guarigioni fisiche, le guarigioni olistiche sono importanti, sono da rispettare, l'ho detto 100 volte nel libro, proprio che non volevo che si pensasse che non è giusto curarsi, però la vera cura... questo voglio dire, la vera cura è la consapevolezza e conoscere quello che siamo all'origine. Se tu sai quello che sei all'origine,
conoscessi veramente, potessi conoscere quello che è la tua vibrazione, quello che era la tua essenza iniziale, e la segui. E la segui nel senso che ne sei consapevolezza e te la tieni continuamente. E dire, e abbiamo detto come fare per farlo. Cioè nel libro abbiamo spiegato che non è solo questo che ha detto Gianluca, sei un quarto grado, prenditi un quarto grado, prenditi una melodia di riferimento, perché nel libro io dirò a un certo punto, prendete una canzone, quella che piace a voi, mettete il quarto grado di sottofondo, e per questo sto anche brevettando uno strumento che si chiama Resonarium, e che adesso vi anticipo, dove uno si mette in questa cabina, viene programmato, e c'è la vibrazione sua dal momento della nascita. Bene. Ma che fai tu? Ti devi mettere in uno strumento e ogni volta dobbiamo fare così? Ogni volta dobbiamo andare da quello che ci fa, adesso non se la prendano gli esempi, non so, la riflessologia ambientale, oppure parliamo del rosario, così non ce la prendiamo con nessuna... cioè, basta dire dei rosari? Certo che basta dire rosari, basta andare sul Monte Athos, e in un ritiro, andare a incontrare dei monaci, andare da quel guru... Sono tutte cose importanti, tutte cose belle, ma pensiamo sempre che qualcuno dall'esterno ci debba dare un aggiustamento, un'avvitata alle rotelle, una sistemazione, una rivelazione. Sì, ma non basta. Come non basta metterti nel risonarium, perché se non le fai propria, quindi io parlo di una meditazione continua nella vita, trovata... Arrivata la consapevolezza che esiste questa vibrazione iniziale, il segreto è che poi questa vibrazione ti accompagni sempre. 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 La meditazione continua. Non deve esserci più il momento, mi metto a meditare il sabato, una mezz'ora, sapessi come sto? Ah, ho fatto mezz'ora di vibrazione, sono tornato in me stesso, mi sono passati anche i dolori, e ho fatto anche la dieta mima digiuno, e quindi sono a posto. Sappiamo bene che quando si fanno le diete... Se tu molli, cioè, deve diventare uno stile di vita la dieta, come tutti sanno, perché se la fai per un mese, dal secondo mese, dal quinto mese, si torna peggio di prima, si riacquisiscono le vecchie abitudini, perché il concetto delle vibrazioni, cioè si va a rivibrare allo stesso modo. Adesso poi faremo un altro passaggio, però vorrei anche lasciare la parola a voi se avete qualcosa da dirmi, perché così bevo un goccio d'acqua e vi dico il passaggio successivo. Nicola, passo la palla a te, ci terrei ad avere una tua impressione, poi dopo faccio alcune considerazioni. Guarda, sulle frequenze io devo dire che anche nel gergo sento sempre più dire questa teoria mi risuona, questo libro mi risuona, questo ambiente, questo tipo di puntate. È chiaro che nel mondo dell'oltre, delle discipline alternative, qua abbiamo anche delle istituzioni come Nicola, si studiano la spiritualità, l'esoterismo, le teorie che andrebbero insegnate a scuola, che in un mondo normale sarebbero le priorità, e invece vengono celate, vengono nascoste, vengono tolti i libri, intere materie, vengono tolti interi capitoli da ciò che noi andiamo a raccontare. E quindi si lasciano delle autostrade enormi, delle praterie enormi, inesplorate, in cui ci si sente un po' disadattati. È normalissimo provare a, tra virgolette, anche disagio nel capire, ma in tutto ciò che non è accademico, che non è controllato, come ci si orienta? E io a tutti quanti, soprattutto questo mi capita, nelle persone molto logiche, molto mentali, che studiano tantissimo, io dico sempre, umilmente, io facciamo finta che suggerisco un percorso, io non dico che sia un percorso assoluto o la verità, è il mio percorso, e tutti coloro che decidono di interpretarlo potranno dire anche qui mi risuona, non mi risuona. Io unisco dei puntini, ogni puntata, ogni tassello che noi andiamo a fare rappresenta proprio un passaggio, c'è un ragionamento dietro. Mi fa piacere quando poi incontro le persone e mi dicono si capisce, comincio a intuire il disegno che hai in mente. Ed è qui che volevo arrivare. Noi facciamo questo percorso, ma l'istinto, il tornare proprio come quel bimbo appena arrivato su questo mondo, e prima ancora che gli venga data un'educazione,
ma anche solo una castrazione mentale, che a scuola è il zitto e fermo, o come quella canzone orribile, zitti e buoni, ecco, è quello, no? Che bisogna imparare a stare zitti e buoni. Invece no, provate a lasciare andare, provate a seguire l'istinto. E poi anche all'interno della biblioteca più importante del mondo troveremo delle nozioni, ma senza il istinto puro. Vado là, il cuore mi dice che devo andare là, il mio istinto mi dice che devo fare questo perché lo so. Questo è fondamentale, altrimenti tutti i libri e tutte le teorie, quel ricercatore, quell'altro, giocano anche un po', ognuno a portare acqua al proprio mulino. Allora voi, per azzerare tutto, azzerate, spegnete la mente, che è alla base di ogni meditazione, e seguite il vostro istinto. Questo è il mio consiglio, Nicola. Sono assolutamente d'accordo. Io in tante puntate ho focalizzato l'attenzione sull'intuizione. Parmenide, che è stato un grande maestro e un grande iniziato dell'antichità, metteva al centro di tutto l'intuizione. L'intuizione è fondamentale perché ci permette, dal mio punto di vista, io do una mia personale interpretazione, l'intuizione secondo me è l'apertura di una finestra fra la nostra mente o la nostra anima, la nostra psiche e il registro akashico. È un qualcosa che ci permette di vedere oltre, che ci permette di sentire. E l'intuizione è intimamente connessa con la risonanza. Quante volte abbiamo un dubbio se prendere una strada o se prendere un'altra, anche non metaforicamente, anche fisicamente, magari di andare in una direzione o in un'altra, non sapendo la strada, e sentiamo che magari il nostro istinto ci dà un'intuizione e ci dice di prendere una certa strada e non l'altra. Come nella visione orfico e leosina dell'aldilà, no? Ci sono due strade, c'è una biforcazione. Una strada porta all'annullamento, porta all'oblio, porta alle acque del fiume Lete. L'altra strada, invece, quella che percorrono gli iniziati, porta alle fresche acque del lago di Mnemosine e quindi alla consapevolezza. E sì, un iniziato magari è tenuto a saperlo, ma l'iniziazione è un percorso, ma ne esistono tanti di percorsi. Ognuno poi trova quello più confacente, ma quello che più conta è quello che sentiamo dentro, perché l'intuizione viene dal di dentro, viene dalla nostra anima. E l'intuizione, come dicevo, è legatissima alla risonanza. Perché scegliamo una persona anziché un'altra nei nostri rapporti affettivi, amorosi? Perché scegliamo di vivere in un luogo anziché in un altro? Perché certi luoghi ci risuonano meglio rispetto ad altri? Ci sono dei posti da dove io sono dovuto fuggire. Io ricordo che una volta, io sento molto l'energia dei luoghi, no? Una volta ero in Francia e da lì mi capitò di dover andare a Basilea, in Svizzera. Io vi dico la verità, l'energia negativa che ho sentito in quel luogo era talmente forte e opprimente che io dopo un'ora e mezzo sono dovuto scappare. Mi avevano anche invitato a mangiare in un ristorante, non ci sono andato, ho ripreso immediatamente un autobus e sono ritornato in Alsazia. Non riuscivo a resistere a Basilea. Ci sono invece dei luoghi da cui non verrei mai via. Io sono legatissimo per esempio ad alcune località sul Mar Nero, dove io mi sento a casa. Sì, vabbè, ho avuto anche sono luoghi che sono anche legati a una mia vita passata, per carità, ma questo io lo so. Ci sono persone che magari non sono consapevoli delle proprie esistenze passate, allora avvertono, senza sapere il motivo, magari una certa familiarità con dei luoghi. Però effettivamente ci sono dei luoghi che ci risuonano, dei luoghi invece che ci opprimono, che ci trasmettono negatività.
che sono l'esatto opposto di quello che significa risuonare. Come ci sono delle persone che ci risuonano. Io sono molto intuitivo e io immediatamente sento se una persona mi trasmette energie positive o se una persona mi trasmette energie negative. Io se anche in un primo colloquio con una persona ho un'impressione negativa, tendo a ad allontanarla questa persona, perché capisco, intuisco, perché la mia intuizione mi dice che quella persona non mi risuona, che quella persona mi può provocare guai, che quella persona magari ha non necessariamente a cattive intenzioni, però la sua energia, la sua vibrazione va in opposizione con la mia. Quindi diamo molto ascolto a quella voce interiore, chiamiamola come vogliamo, che è l'intuizione, perché è veramente legata alla risonanza, e tutto è risonanza. Perché un cibo ci piace più di un altro? Perché una musica ci trasmette emozioni più di un'altra? Perché una stella o un pianeta che vediamo nel cielo ci trasmette qualche cosa, mentre magari un'altra stella non ci trasmette la stessa emozione? Perché un colore ci trasmette un'emozione e un altro non ce la trasmette? Perché tutto vibra e tutto è risonanza. E quello che si accorda con la nostra risonanza risuona. Risuona e ci dà uno stato di benessere, ci dà un feedback positivo. Questo almeno è il mio punto di vista su questo argomento. Direi che è un punto di vista interessante, grazie, un ottimo contributo. E, peraltro, tutte queste cose che tu hai detto in qualche modo sono anche tracciate, chiaramente non posso adesso parlare di tutto quello che ho scritto, anzi non abbiamo fatto vedere la copertina, la faremo vedere prima o poi. Ah sì, Tuttavia, come dire, quello che tu ho anche tracciato questi aspetti che tu dicevi, però devo dire che c'è anche questo aspetto da considerare. Se ci sono due persone, pensate che sono in consonanza, tornando all'esempio di prima, se una ha un suono, un re per esempio, l'altro è in fa diesis, come dire, se uno è un primo e un altro è un terzo, e noi non sappiamo per la teoria tonale se vanno in minore o vanno in maggiore, però se ci metti se uno è un primo e un altro è un quinto, se ci metti un terzo in mezzo, a volte non si va d'accordo in due, ma se ci aggiungi una terza persona improvvisamente ritorna l'armonia. Mi sarà capitato nella vita, no? Questo può essere spiegato anche con le vibrazioni, e anche di questo parlavo nel libro. Però c'è un aspetto che non abbiamo ancora toccato, che era molto, molto importante secondo me. Le vibrazioni si stratificano, si sommano. Cioè, proprio perché per la legge di risonanza le cose si attirano. Se noi nutriamo una vibrazione continua che, per esempio, ma tu parlavi di luoghi che sono particolarmente pesanti, che ti sono risultati fastidiosi. Parlavi di ricordo delle vite passate. Io posso dirvi questo, se ci si concentra particolarmente ad attirare e a sensibilizzare, ad essere, è una materia molto sottile questa delle vibrazioni, io cerco di spiegarlo, chi potrà leggere, insomma, avrà tempo, ci vuole tempo anche per arrivare a queste cose, c'è la possibilità di sentire le vibrazioni del momento in cui Beethoven stava scrivendo un pezzo musicale. Adesso si potrebbe pensare a quella che è l'interpretazione, a come lo sentiva lui. No, proprio quello che stava sentendo in quel momento. Perché quello che sentiva in quel momento erano delle vibrazioni che poi lo ha trasferito in musica. Cioè non è casuale il trasferimento, è proprio il suo stato d'animo. E viene trasferito in un certo modo. Riascoltare quelle note adesso, se si può sintonizzare su quel tipo di stato d'animo. Cioè addirittura si può sentire lo stato d'animo interiore di quella persona, e con questo voglio dire ricordare le vite passate non va confuso con sintonizzarsi con i vissuti depositati dagli altri.
Tutto ciò che viene fatto, tutto ciò che si sente è una vibrazione, ma questa non è che sparisce, è qualcosa di fisico e rimane. Se tu vai in una casa dove ci sono dei pensieri negativi, sappiamo tutti, quando entri ti senti agitato, non ci vuoi stare, vuoi andare via. Abbiamo avuto tutti questa impressione. Ma cos'è che là dentro abbiamo sentito? Non c'era nessuno, magari è disabitata. E perché abbiamo questa sensazione in questo luogo? Perché ci sono delle vibrazioni che sono rimaste. E quelle vengono a si esercitano sulle nostre tipiche vibrazioni, o ci abbassano il grado di vibrazione nostro generale, e quindi abbassare il grado di vibrazione significa che si sta male, in genere si sta male, quando si è malati la vibrazione si abbassa, e comunque noi le avvertiamo queste cose, e allo stesso tempo tutto ciò che ci appartiene, che noi siamo abituati a vivere, si stratifica il nostro io, quindi noi siamo, come dire, Palamedesi parla del guardiano della soglia, no? Il guardiano della soglia sarebbe il mostro che ci accompagna, che è costituito da tutti i nostri vissuti, cioè noi tendiamo a ripetere i nostri vissuti interiori e a darci ragione. Se noi crediamo di essere nel giusto a fare questa cosa, noi pensiamo che sia giusto farla e continuiamo a farla. Ma anche delle cose che noi pensiamo che sono positive, tra virgolette positivo, perché il positivo e il negativo nel campo delle anime, del sottile, è diverso da quello che pensiamo noi dal punto di vista umano, no? Quindi noi siamo, questo si stratifica, io parlo di un io stratificato, e che ci fa da guardiano? Quindi liberarsi del guardiano, dell'io che ci appartiene, non è semplice. Perché noi abbiamo attirato una vibrazione, facciamo un esempio, abbiamo attirato un colore verde, così forse si capisce. Quindi il verde ci piace, il verde si accumula, verde porta verde. Quindi immaginate che io divento tutto verde, e se sono verde attiro altro verde, e il verde diventa sempre preponderante. Ma se questo verde non è il colore che cercava la mia anima, che l'anima è venuta per un percorso evolutivo che magari era, non lo so, era un'altra cosa, era un giallo. Tutto questo verde è distonico e mi allontana, però io sono così abituato a questo verde, desidero così tanto questo verde. Perché lo desidero? Perché e mi occupa tutto, è quello che mi appartiene, è quello che fa parte di me. Anzi, più ho verde, più mi sento nel giusto e più continuo così. Ci sarà un bel momento in cui mi capiterà qualcosa e che esploderà. Quindi in questo parlo anche di questa cosa, cioè l'essere ricchi, l'essere forti, brillanti e di successo non è la sicura risposta, che potrebbe voler dire essere completamente verdi, con l'esempio che stavamo facendo prima. Cioè noi dobbiamo andare a cercare il vero colore che ci appartiene e seguire la sequenza di colori che sono quelli che ci devono portare all'evoluzione, e che sono quelli che forse l'intuizione dell'anima ci potrà indicare. Ma se non facciamo un percorso di pulizia, se noi rimaniamo vincolati a questo io diventa sempre più forte, sempre più preponderante. Quindi il passaggio successivo del metodo Marsile è sì arrivare alla vibrazione iniziale dell'anima, ma per arrivare poi al proprio io, riconoscerlo e dominarlo, che è lì la... Prego Gianluca, volevi dire qualcosa? Sì, non volevo un commento anche su questa parte a Nicola. Sì, proprio io viene spesso demonizzato, no? Da tante scuole di sapienza, da tante dottrine, ma l'io non va demonizzato, come non va distrutto. L'io va saputo controllare, va saputo dominare, come il pensiero. Quando abbiamo fatto la puntata su Arturo Lini, Giordano Bruno e l'estasi iniziatica, abbiamo parlato anche di come si riesca ad avere certe esperienze statiche se si arriva a dominare il pensiero, almeno così lo intendeva Giordano Bruno. E allo stesso modo la pensava Amedeo Rocco Armentano, un grande iniziato calabrese che è stato il maestro di Arturo Righini. Anche lui ha scritto un dialogo filosofico incentrato sul dominio del pensiero, sostenendo che il pensiero
è la nostra rovina. Sì, per carità, il pensiero è utile, il pensiero ha uno scopo, il pensiero ha un senso, ma se vogliamo connetterci con il divino, connetterci con la nostra anima, dobbiamo scavalcare il pensiero, perché il pensiero ci tiene ancorati alla materia. Quindi riuscire a fare tabula rasa, quindi non annientare il pensiero, come non si deve annientare il proprio io, ma si deve imparare a controllarlo e a dominarlo a seconda delle circostanze, perché quando si ha il controllo siamo noi che guidiamo, non è il pensiero che guida noi. Bene. Avete inteso il paragone? Assolutamente d'accordo, e credo che tu abbia detto meglio di come l'ho detto io, nel senso che questo io, che tu dici il pensiero, è quello che noi ci costruiamo giornalmente, e si spiega benissimo con la legge di risonanza, perché la legge di risonanza ci dice proprio questo, ribadisco, che attrarre le cose che ci vengono spontanee, perché noi nel mondo, quando arriviamo con una vibrazione che è quella dell'anima. Adesso sembra siamo quasi maestri dopo tutto questo discorso, quindi lo diamo per scontato. Arriviamo con questa vibrazione che deve essere attirata in un certo modo, arriviamo per fare un percorso evolutivo, ma ci distraiamo, ci giriamo intorno, è come Pinocchio. Come Pinocchio che viene attratto con lucignolo e va a fare le marachelle, si perde. Ma lui doveva andare a scuola, doveva studiare, doveva fare tutto un percorso, e non l'ha fatto. E così è la nostra vita, è questa, alla fine. Cioè noi veniamo immersi, ho scritto così nel retro della copertina, siamo immersi in un tumulto di vibrazioni. In questo tumulto di vibrazioni noi veniamo attirati a destra e a sinistra, e così facciamo. Ma guarda lì, quello è giallo, guarda lì, quello è marrone, guarda lì, quello è verde. E prendiamo dei percorsi e cominciamo a essere attratti da... E andiamo di vibrazione in vibrazione, andiamo di percorso in percorso, dimenticandoci di quello che era. Chissà, forse in questo percorso ogni tanto intercetteremo la nostra anima, intercetteremo quello che siamo, intercetteremo quello che dovevamo fare. E in quei pochi momenti che lo intercettiamo, stiamo bene, siamo forse felici, abbiamo ripreso la strada, ma presto la abbandoniamo se non siamo coscienti di noi. Cioè tutto questo discorso dovrebbe servire a farci tornare lì e a tenerci questa barra lì ferma. Ma con questo non vuol dire, ribadisco, né fare l'eremita, né allontanarsi dal mondo, né fare una vita che è diversa da quella che ci aspettiamo di fare. No, è fare proprio questa vita. Cioè l'obiettivo è non uscire assolutamente dalla vita e non stare tutti i giorni a pensare che dobbiamo morire, che dobbiamo passare di là. Perché se siamo un'anima e arriviamo a questa consapevolezza, e ci passeremo, ma se siamo un'anima, grazie a Dio, andremo al di là. Quindi ecco perché è importante, cioè rimanere, arrivare a questo, cioè fare questo percorso. Ora ribadisco, il percorso del Marsili, col metodo Marsili, è un escamotage, questo di trovare questo suono. Adesso io spero che sia, piano piano si chiarisca, è proprio un escamotage. Beh, e l'obiettivo di dare coscienza a una persona, dargli questo suono e in qualche modo, in un modo direi omeopatico, costringerlo a rimettersi, a risintonizzarsi. Questo poi sicuramente gli porterà meno fastidi di salute, questo sicuramente gli porterà più tranquillità, più serenità, di questo sono certo, se non altro per esperienza personale. Però non è questo l'obiettivo. L'obiettivo non è questo, perché io mi sono anche chiesto, ma allora chi arriva con un handicap alla nascita, chi arriva cieco e paraplegico, quale vibrazione l'ha attratto dal momento della nascita in poi? Quale può essere la vibrazione che ha distorto il cammino? Quindi capite che il messaggio dell'anima è un messaggio molto più ampio, cioè quell'anima è arrivata in questo modo, evidentemente ha un percorso da fare che è molto più importante di quello del corpo, è molto più importante di quello che noi crediamo sia valido e abbia un valore, perché per noi il valore è stare bene, il benessere, la ricchezza forse, la giustizia, la forza. Io uso questi termini nel libro, questi sembrano le cose più importanti, la forza delle nostre ragioni, la giustizia, le regole.
ci sono le regole, quindi tutto ciò che è giusto e tutto ciò che è sbagliato. Devo stare bene, come si dice, devo pensare, pensa prima a te stesso, mi raccomando, non disperdere quello che tu sei. Noi ci sentiamo dire questo, ma questo è forse anche fuorviante, perché ribadisco, chi arriva con una malattia così forte, in una situazione così terribile, quell'anima è arrivata in quel momento, è arrivata in questo corpo, che percorso deve, sarà un percorso evolutivo, anche sicuramente un percorso evolutivo, stavo dicendo anche quello, mi stavo anche sbagliando, perché è un percorso evolutivo, perché è tutt'altro che la parte fisica. È questo che io voglio molto puntare su questa cosa. Allora, abbiamo anche la copertina del libro di cui ci state parlando, la vediamo insieme. Eccola qua. Domenico Rondinelli, Marsili, ecco, l'anima della terra. Andrebbe anche a rispondere al perché proprio l'Italia in tutta una serie di progetti, di piani a livello mondiale, qui flora, fauna e soprattutto energie sottili, linee sincroniche, raccontano una storia. Le persone che arrivano qui, in questo paese, in questo momento storico, racconteranno una storia. Ognuno nel proprio profondo sa se quanto sto raccontando risuona o meno, no? È un po' l'essere realmente il giocatore di questo videogioco, di questo Maya chiamato realtà, o esserne semplicemente uno spettatore, un bot, qualcuno che va avanti col pilota automatico e spreca il tempo, no? Entra perfettamente in modalità pilota automatico, routine, che è una delle cose peggiori al mondo, la routine, perché spegne la ricerca, spegne la mente, è comodo, no? Da una parte, ti svegli, fai, disfi, prendi, macchina, fai, torni, vai a dormire, ti svegli, fai, disfi, al punto che poi non sanno neanche più gestire il classico giorno di vacanza. Fateci caso, ci sono persone che il giorno libero o non ho assolutamente niente da fare vanno in crisi. Questo è perché, come quelli che vanno in pensione dopo una vita di routine lavorativa quasi da automa e che non sanno cosa fare, vanno in crisi perché da un giorno all'altro non sanno che cosa fare. Persone prive di interessi, prive di passioni, prive di tutto, perché vivevano la vita come robot. Ed è qui che il sistema ha vinto, ed è qui che la Matrix ha vinto, perché ti hanno fatto perdere tanto di quel tempo al punto che non ti ricordi dove eri rimasto. Dove eri rimasto quando da bambino giocavi con gli altri bambini, parlavi con gli oggetti, parlavi con gli animali, parlavi con qualcuno che vedevi solo tu, sentivi, percepivi, era normale. Ho avuto un sogno, è accaduto. Sono in natura, mi piace questa cosa. Mi piace anche contemplare le foglie di un albero, passare un'ora a guardare una nuvola che cambia forma e si sposta, o empatizzare con gli animali domestici, con gli animali selvatici, con le altre persone, conoscere, viaggiare, il quanto ancora c'è da vedere. E questa cosa anche della pensione è drammatico, e spesso su questo stanno attaccando anche i ragazzi giovanissimi, perché poi riescono a spegnere la fantasia, contenuti pensati per essere sempre più corti, che ammazzano la concentrazione, ammazzano il livello di attenzione, tutto per non pensare, il delegare, no? Pensiamo noi per te. E allora noi su questo, come forma di disobbedienza civile, noi siamo quelli del io non dimentico, noi andiamo avanti, offriamo un'alternativa. Come dei bravi judoka, prendiamo la forza dell'avversario e gliela ribaltiamo contro. È per quello che siamo su YouTube, ed è per quello che siamo su tutti i social, su tutte le piattaforme. Siamo là dove il sistema non ci vorrebbe. E diciamo queste cose che possono magari infastidire qualcuno, ma è comunque una forma di lodevole, anche il fastidio, no? L'importante è non rimanere in qualche modo anonimi, non lasciare un pubblico indifferente, ma di tanto in tanto anche una provocazione, che porta poi la provocazione porta all'azione, al fare. Voi provate a fare, ed è per quello che abbiamo anche le conferenze dove giriamo l'Italia, ma abbiamo anche i trekking spirituali, andiamo a mettere i piedi nei boschi, andiamo ad ascoltare, il 12 maggio ascolteremo un'arpa in natura, andremo a fare delle meditazioni come abbiamo fatto sul Musinè, andiamo alla Sacra di San Michele, adesso cerchiamo di fare per provare la differenza, per provare a vedere se anche qui
se la cultura di tanti libri poi corrisponde alla realtà. Bisogna avere il coraggio di provare e il coraggio di mettere in dubbio anche quel grande testo esoterico che mai nessuno aveva messo in dubbio, se non in una parte. Quel dubbio ci permette di riaprire un proprio percorso, una corrente, qualcosa che ci porterà, sicuramente renderà più piacevole il viaggio, sicuramente non ci farà sprecare tempo. Il tempo passato per la ricerca, per incontrare persone al quale risuoniamo di più, persone che ci risuonano meglio. Provate a pensare anche alla grande possibilità che ci ha portato il 2020, no? Famiglie che si sono spaccate, coppie, matrimoni, colleghi che non ci sono più, ma anche il nuovo. Abbiamo incontrato amici che non sapevamo di avere, abbiamo fraternizzato con persone che hanno un percorso totalmente differente dal nostro, che magari è anche la ragione per cui il cosiddetto dissenso probabilmente non si unirà mai, ma perché? Perché quante persone differenti, quanti viaggi e percorsi differenti si sono ritrovati d'accordo per un momento a dire però così è troppo, qui ora bisogna battersi per la libertà e poi ognuno può tornare a fare il famoso dove eravamo rimasti, no? E allora queste energie, il sentire la terra, queste linee sincroniche, questi vulcani sotterranei, che poi sono vere e proprie, qualcuno le chiama anche entità, no? Scherzavamo sul fuori onda, ma nei posti dove c'è un vulcano, e su questo anche nelle Canarie, anche in Sicilia, anche sul Vesuvio, provate a sentire i local di chi magari vive vicino a un vulcano, parla del vulcano, io nella premessa ho detto cos'è o chi è, te ne parlano come di un essere, come di un'entità, la sentono quell'energia, e quell'energia modifica, crea e contribuisce a un gioco cosmico e un gioco energetico che può sembrare New Age, ma che dobbiamo strappare dal contenitore New Age, un qualcosa che è molto pratico e che ci serve nella vita di tutti i giorni, no? Il famoso va bene, ma a me nella vita di tutti i giorni a cosa serve? Serve. Sai quando eravamo a scuola, ma cosa serve sapere nella vita sta cosa? Ti serve. Un giorno quel puntino lo unirai, no? Certo. Prego, Nicola. No, sono assolutamente d'accordo. Poi soprattutto se si parla di vulcani, perché in tutte le tradizioni della Terra c'è sempre stato il culto o la devozione non solo per vulcani, ma per determinate montagne sacre. Potremmo parlare del Fujiyama in Giappone, anche del vulcano Popocatépetl in Messico, che fra l'altro adesso è in perenne eruzione e sta dando anche parecchi problemi. Potremmo parlare del Krakatoa, che è stato venerato per secoli dalle popolazioni di una certa area del mondo. E lo stesso Etna è stato visto nelle antiche tradizioni come la fucina di Efesto, il luogo dove il dio Efesto forgiava le sue mirabolanti invenzioni e creazioni. Le montagne cieco, vedete l'eco della montagna che ci ha seguiti fin qui. Ecco, l'eco è andato via. Sono importanti. E con le montagne sacre l'essere umano ha sempre risuonato. Quindi ci sono dei luoghi che dove si risuona meglio, ci sono dei luoghi dove si trova con maggior forza, dice Nicola, cioè con maggior forza la possibilità di risintonizzarsi. Io per esempio parlo della Calabria come questo posto, proprio perché sta in un posto dove c'è tra il Vesuvio, l'Etna, il Marsiglio, il vulcano più grande d'Europa, lo stesso Stromboli, e è un po' disabitata, non c'è industria, ma non è un caso, perché non si attacca nulla in quella terra. Non si attacca nulla non perché storicamente, adesso potremmo fare tutti i discorsi storici che è stata e che quindi evitiamo, ma andando invece al nuce del problema, ci sono dei posti che sono più adatti per l'introspezione, sono dei posti che sono più idonei e che quindi si attacca meno il denaro. Per esempio io dico sempre che le cose che passano tramite il denaro non vibrano con l'anima. Quindi se si va da qualcuno per farsi dare delle indicazioni o delle... e questo qualcuno ha bisogno di essere pagato, ma non perché sia male essere pagati,
non arriva alla vibrazione dell'anima. La vibrazione dell'anima è una vibrazione che deve arrivare gratuitamente, nel senso che è una vibrazione che viene dall'anima, una vibrazione libera, non viene da conventicole nascoste. L'obiettivo, per esempio, oggi che siamo in un momento particolare del mondo, è il momento in cui si starebbe preparando il salto quantico. Qual è il salto quantico? Cioè il momento in cui l'uomo sembrerebbe arrivare al momento che deve conoscere, deve capire queste cose. Ma a maggior ragione il guardiano della soglia, chi ci vuole tenere, che poi è il nostro io assieme a tutti gli altri io, non è una setta di illuminati, o non è qualcuno che è nascosto, che sta organizzando delle trame. No, no. È proprio la forza di tutte queste vibrazioni che sono stratificate e che provano ad autoalimentarsi, come il discorso dell'intelligenza artificiale, che potrebbe diventare prorompente e occupare tutto e addirittura dominare quelle che sono le nostre conoscenze. Allo stesso modo fa il nostro io comune. Quindi c'è una forza nel mondo che tende a tenerci lontano da questa introspezione, che tende a bloccarci, e siamo noi a nutrirla. Siamo noi a nutrirla continuamente, con l'accordarci con questa forza. Alimentiamo. Noi la alimentiamo senza accorgersene. E tutto questo poi ci può portare anche alla malattia fisica, ma non è il nostro principale problema. Perché sì, ribadisco, chi nasce con la malattia, allora che farà? Ma anche può alimentare questo io, come può invece sintonizzarsi su qualcosa che lo porta all'evoluzione. Io ho anche proposto una domanda forte, addirittura un capitolo, che è quello del chi sei, in cui ho provocato dicendo che quando ci si vede con il mio amico Nicola, non vedigli come stai, ma chi sei? E mi aspetterei una risposta: sono un uomo alla ricerca, anche io sono alla ricerca. Cioè, si dovrebbe arrivare a questo punto, cioè quando ci si vede con qualcuno, non chi sei, ma chi sei, non è la risposta, non è sono un dottore, sono un campione olimpionico, sono un manager, sono una commessa, non lo so, no? No, sono un uomo alla ricerca. Un uomo, una donna, capito? Sono un uomo alla ricerca. Guarda, provate questa cosa del chiedere chi sei alle persone. Sì. Al 90% vi sentirete dire quello che fanno, ma non chi sono. Quello che fanno. Ti dicono quello che fanno, ma non quello che sono, e perché non possono saperlo. E non possono saperlo finché non smettono di fare quel che fanno e impiegano la risorsa più preziosa, che è il tempo, per capire e per guardarsi ognun per sé, no? Le persone più felici sono quelle che lavorano sul proprio io, quelli che guardano gli altri, ma lui, ma l'altro, sai, persino Draghi, sono teatranti, sono spettatori che non vivono, non partecipano alla scena, sono solo spettatori, e questa cosa è triste. E provate a pensare a quanti format televisivi, bravo, quante discipline sportive poi in realtà portino chi era partito con ma io volevo fare un percorso, bloccato nel fai e giudica gli altri che fanno, e non sei più. Quindi nel momento che ti perdi nel dobbiamo forzare la mano, Gianluca, a questa cosa, dobbiamo riuscire a insinuare questa domanda, che sia una domanda, perché se tu ti domandi chi sei, piano piano arriverai a pensare che non sei un dottore, non sei questo corpo, non sei questo viso, che piano piano una carcassa che si invecchierà e che inevitabilmente farà un suo percorso fisico. Ma io non sono questo, e se non sono questo, chi sono? E questa è la domanda che deve rimanere. Ed è per questo che, come diceva Nicola, molte persone vanno in crisi con la pensione, perché smettono di fare quel che facevano e non sanno utilizzare il tempo, quindi non sanno più chi sono, perché si sono tolte dal sistema, si sentono inutili, invecchiano di colpo. Sì, 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 sì. Arriva la depressione, perché ti toglie dal sistema e non apprezzi che potresti finalmente fare e spendere le giornate, ogni minuto, ogni ora, per scoprire, per ricercare, per sapere, per leggere, per incontrare,
sapete quante persone ci sono da incontrare, quante persone ci stravolgerebbero la vita, ci sono ancora da incontrare, non solo in ambito sentimentale, ma anche lì poi c'è un mondo dietro l'ambito sentimentale e dietro la routine in questo senso. Però ecco, c'è un amico che vidi una frase che lui riportava, era ego sunt, e tutti dicevano ma è sbagliato, in latino è ego sum, sunt è plurale, lui diceva no, ego sunt plurale, perché io sono tanto, io sono tante cose, io non accetto il singolare. Bello. Io voglio una forzatura di un errore grammaticale come ego sunt. Questa cosa ero ragazzino, mi rimase. Ce n'ho un'altra di che volevo dirvi, che era questa. Mi è arrivato con la legge di dissonanza un'osservazione di questo tipo che voglio condividere. Non credo che ci siano registi occulti, e do una spiegazione con la legge di dissonanza e con tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Non ci sono registi occulti, questo secondo il mio punto di vista ovviamente, che tramano dietro le spalle o che cercano di, perché se questi registi occulti sapessero che le vibrazioni che fanno evolvere l'uomo sono verso in una certa direzione, bloccarle ad altri o costruire tutta una serie di percorsi che servono solo per bloccare gli altri non fa altro che aumentare lo strato delle vibrazioni bloccanti, e quindi bloccherebbero anche loro. Quindi se sapessero non lo farebbero, perché bloccherebbero anche se stessi, quindi vuol dire che non sanno. Quindi vuol dire che tutti quelli che stanno facendo qualcosa, che tramano per fermare l'uomo, stanno solo scavando la loro fossa insieme alla fossa di tutti, magari. Questo d'accordo che la stanno scavando, ma la stanno scavando inconsapevolmente, quindi la loro illusione di crearsi un mondo felice un domani, magari dopo aver annientato una parte di persone o averli schiavizzati, non darà la loro felicità, perché non può esistere la loro felicità, perché la felicità può esistere, cioè nel senso di consapevolezza, felicità uguale consapevolezza comune, percorso evolutivo comune, che se non è comune non ci sarà. E questo che sostengo, che quindi non si può vincere da soli. Cioè alla fine la conclusione è che si trova la vibrazione iniziale, la si rende consapevole, la teniamo ferma in tutta la nostra esistenza vivendo bene, ma aprendoci ad un amore totale, che se non sarà un amore totale non coinvolgerà tutti. Scusate queste mie convinzioni così forti, che magari sembrano veramente tranchant, però è un'occasione per dirle, perché poi non so quanti potranno avere la pazienza e la voglia di leggere, però almeno io in questa occasione lo voglio dire. Cioè, se non ci si apre l'amore totale tutti, e nessuno ce la farà a diventare consapevole, e nell'unica esistenza, perché per la legge di risonanza non ci sono altre esistenze. Perché siccome strada porta strada, ti lascio Gianluca. No, dico, a questo punto, sì, volevo far entrare insieme a noi, trasformarci in un poker, il buon Mesbet, anzi, scusate, il fu giovane Mesbet, perché oggi è il suo compleanno, e allora è giusto farlo passare al di qua, fargli varcare la soglia, e fargli prendere e rispondere personalmente a tutti gli auguri e i pensieri che gli stanno arrivando. Grazie mille Giallo, intanto un saluto a Domenico, Nicola, a tutti gli amici in chat che ci hanno tenuto compagnia anche stasera, ed è sempre un piacere passare il compleanno con voi. Infatti prima Robby in chat diceva auguri, passa il compleanno come meglio preferisci, io potevo scegliere, ho voluto scegliere di essere qua con voi in famiglia, come le nostre domeniche sera ormai da un paio d'anni, Nicola, ci tengono compagnia. Abbiamo passato quest'anno di Natale, Capodanno, la Befana insieme, è stato proprio un tour de force. Ferragosto volevo... anche. Forse Ferragosto, non so cosa fate a Pasqua, ma tenetevi liberi. Ma sento dei rumori. Se c'è un cagnolino che sta da qualche parte. Ecco, sì, è in casa Nicola, cane e gatti, anche lui ha dei cuccioli. Ecco, a tal proposito, guarda, Mesbet, visto che ci sei, intanto volevo dire che in descrizione il libro di cui stanno parlando, Edizioni Aurora Boreale,
trovano il link in descrizione. Quindi facciamo rivedere ancora una volta la copertina. Domenico Rondinelli, Marsili, l'anima della terra, edizioni Aurora Boreale. Nella descrizione di questo video trovano anche il link per accedere, e se chi vorrà. Io sono per il sostenere la cultura sempre, abbiamo fatto anche una puntata, anzi scusate, un evento dal vivo con Landi in cui si parlava di economia, e lì in quell'occasione ho potuto dire come in realtà il modo migliore, c'è chi dice ma come potremmo investire, forse in oro, forse qua. Io personalmente, se vi posso dare un consiglio, anche piccole cifre in cultura, in libri che lascerete poi o presterete all'amico, presterete al fidanzato, ai figli, ai nipoti, anche se poi prestare libri sappiamo che non tornano mai, però è comunque un qualcosa che ci tengo. Quindi noi lo inseriremo anche nel nostro blog facciamofintache.com il link per accedere a tutto il catalogo di edizioni Aurora Boreale, perché Nicola fa un gran lavoro e nonostante da solo porti avanti un'intera casa editrice trova sempre il tempo per venire da noi due volte a settimana. Quindi se vi va, vi invito anche a scorrere tutti i titoli del buon Nicola, ne vale veramente, veramente la pena. Detto questo, quindi partiamo anche dal titolo di questa sera. Io ho anche qua, abbiamo Sotto l'Antartide, questo in edizione con la copertina rigida, che finalmente ho anch'io la mia copia, sono riuscito ad averla, e abbiamo questa novità che è Terra Cava, che trovate ovviamente su tutte le piattaforme, tutte e due stanno facendo parlare di loro, disponibile su tutti i formati. Terra Cava, Il Re del Mondo, Agartha, Shambhala, Shangri-La e Lutz, ovviamente Marco Enrico De Graia in primis, e io ho coadiuvato, ho fatto la mia parte, così come con Sotto l'Antartide, insieme a Visani, insieme a Nicola Bizzi, insieme a Mesbet, facciamo anche noi la nostra parte, cercheremo di portare avanti e portare anche questo lascito ad un pubblico che può essere complementare a quello di YouTube. Sicuramente da YouTube parte, ma proprio come noi, da YouTube siamo partiti, ma non rimarremo a vita solo su YouTube. È un percorso, anche perché anche sul chi sei, cioè sei uno YouTuber? No, per carità, io sto usando YouTube. YouTuber saranno altri, no, non mi appartiene, e forse un po' si percepisce, no, che una piattaforma sola mi stia stretta. Mi piace incontrare persone, mi piace andare agli eventi, mi piace partire con i progetti nuovi, la casa editrice, tutto ciò che concerne questo mondo è un mondo. Cioè, YouTube è una piccola parte, poi lo ringrazio perché ci consente di entrare in casa di molta gente, fra l'altro in tutto il mondo, perché se consideriamo il limite del fatto che la lingua italiana la conoscano in pochi, purtroppo, perché è una delle lingue più belle al mondo, provate a pensare, anzi un abbraccio anche agli amici che ci aiuteranno a divulgare quel che parte da qua. E visto che ci sono tanti italiani all'estero, che ognuno possa fare la sua parte e divulgare le stesse tematiche, ma con la propria lingua, con canali simili in giro per il mondo, e proprio per risonanza basterebbero veramente poche persone che cominciassero a vibrare e a comportarsi diversamente per influenzare tutto. Per l'entanglement, per la fisica quantistica, siamo tutti in un sistema, e basta anche solo un osservatore che la pensi in maniera diversa a cambiare un intero universo. Di questo ne sono pienamente convinto. La risorsa più preziosa a questo mondo è la volontà, che è alla base di ogni atto di magia. Usate anche voi la magia come facciamo noi. La prima cosa è la buona volontà. Uomini e donne di buona volontà, che hanno voglia, che credono, che sono talmente pazzi da pensare di cambiare il mondo, e alla fine ci riescono davvero. Questo è quanto io ci tengo a raccontare. Poi fra l'altro, se ti va Mesbet, fra l'altro abbiamo poi anche la lista delle date, la andiamo anche a far vedere se ti va, a cominciare dalla settimana prossima, che è un open day per il progetto sede di cui adesso ti farò raccontare. 16 marzo a Prato, 23 marzo Parma, 6 aprile a Vittorio Veneto, 13 aprile Sacra di San Michele, è un'escursione della quale vi dicevo, 20 aprile Loreto nelle Marche, 11 maggio conferenza e teatro, 12 maggio invece escursione o tour, ascolteremo l'arpa dal vivo, e mi sono anche sbilanciato, così vi ho anche detto, insieme anche a Fra la Lai, che avete cominciato ad apprezzare anche su questo canale. E poi invece settimana prossima... Ogni tanto partono gli...
per stare in linea, c'è qualcosa di strano. Per stare in linea con quanto hai detto prima, qua siamo di passaggio, è uno strumento, lo ringraziamo, lo utilizziamo, non ci facciamo utilizzare, la vita è molto di più, e per chi volesse quindi approfondire c'è il primo step degli eventi dal vivo, e per i fedelissimi che già agli eventi si sono trovati bene, abbiamo iniziato questo progetto della sede, l'associazione è un qualcosa di continuativo, una specie di evento non stop, diciamo. Per saperne di più, ovviamente la foto è indicativa, vedo Nicola che sgrana gli occhi, non è una foto vera, è anche in realtà ottimistica, ma chi si sa mai che con l'immaginazione di tutti, no? La vibrazione, mettendoci tutti l'anima, potremmo davvero creare questo progetto che adesso parte in Piemonte, ma che vuole espandersi in tutta Italia. Quindi l'idea è mantenere e espandere. Questo è un po' un prototipo, una prima sfida. Comincia da sabato prossimo e per tutta primavera e estate ci sarà un susseguirsi di sottoeventini che completeranno gli eventi grandi che facciamo col tour e le puntate specifiche, perché spesso c'è qualcosa che si vuole approfondire, qualcosa di pratico, degli esperimenti. Gianluca ne ha citati già alcuni, già tra 3 settimane ce ne saranno un paio interessanti. Quindi, per chi è interessato, la mail l'avete vista, scrivete maggiori info e noi vi rispondiamo. Non rubiamo altro tempo su YouTube perché il contenuto è tanto, vogliamo andare avanti, ma ogni tanto vi ricordiamo questa cosa, almeno chi vuole si aggancia al percorso. Intanto ti ringrazio Gianluca sì per gli auguri che per questo spazio, per ricordare queste cose. Grazie a te, anche perché noi siamo per il provare, quindi da ciò che è più strano, come la macchina di cui abbiamo parlato in alcune puntate, che è presente anche in sede, abbiamo anche un accumulatore organico, abbiamo tutta una serie di tecnologie che stanno arrivando, abbiamo gli organiti, abbiamo vari tipi di esperienze, proprio perché bella la teoria, ma vogliamo provare, vogliamo vivere, e allora per chi passerà lo potrete anche in qualche modo provare voi dal vivo. Mentre invece, approfitto del fatto che siamo più di 1500 persone, domani sera c'è una puntata molto particolare, c'è il ritorno di Rimondini, che ha fatto molto parlare la volta scorsa, attacco all'Europa, e andremo a parlare delle due guerre mondiali, il 1900 che andremo fino all'immediato dopoguerra, e ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Poi il resto della settimana lo stiamo costruendo, proprio perché alle volte io mi complico molto la vita. Mesbet lo sa che ha una grande pazienza, perché lui dice: quindi cosa abbiamo? Aspetta, perché quel giorno mi alzo e ti dico anche di che cosa ci va di parlare, ci facciamo guidare degli eventi. Questo ci porta ad avere poca programmazione. D'altronde, vedete, c'è ancora tutto giugno da fare gli eventi, mi piacerebbe poi Roma, stiamo vagliando le isole, stiamo vagliando il Sud Italia, non tutto è fattibile, ma ci stiamo provando, e la settimana sarà ricca di puntate molto interessanti, quindi se vi va, voi prendete come riferimento Telegram, il facciamo finta che su Telegram, lì mettiamo tutti gli appuntamenti, tutte le nuove uscite, tutte le novità, e poi ovviamente sapete dove trovarci su tutte le piattaforme. Lascerei le conclusioni e i saluti finali sia a Nicola che a Domenico, e Mesbet, se hai ancora qualcosa da aggiungere anche a te. A Prato il sabato 16 marzo, quindi chi verrà avrà anche occasione di conoscerlo dal vivo e di scambiare con lui anche impressioni sulle sue ricerche, o di fargli anche domande dirette. Ho visto sulla chat stasera ci sono state molte domande interessanti, non so se riusciamo a selezionarne almeno un paio, se abbiamo tempo. Sì. Sarebbe interessante anche coinvolgere un po' il nostro pubblico. Questo assolutamente. Allora, intanto anche sulle sincronicità, una pratica che consiglio anche io è quella proprio di aprire un libro a caso per istinto, è spesso fonte di grandi rivelazioni e risposte. Ecco, quindi assolutamente sposo questa tesi. E, prima accennavi anche a questo resonarium, questo strumento, e qualcuno è molto interessato anche al funzionamento, a come individua queste frequenze. Se ti va, ci puoi raccontare qualcosa di più su questo, su come si scelgono queste, come individua queste frequenze.
Si è probabilmente la connessione sì, gli è saltata la connessione, ma aspettiamo che possa in qualche modo ritornare. Però questo, prendo anche la domanda di Angelo: è capitato a qualcuno di sentire come se ci fossero le vene e l'energia del suolo camminando a piedi nudi, sentire la vita della terra? Ci sarebbe anche da parlare sulla suola in gomma delle scarpe, quale può essere una del e perché è stata anche portata. Comunque sì, sono assolutamente d'accordo e no, queste linee sincroniche. Sì. Ci sono dei luoghi che hanno delle energie pazzesche. E ora vi faccio un esempio banalissimo. Medjugorje, a prescindere dalle idee o dalla fede religiosa di ciascuno di noi, no? Io ci sono andato, mi trovavo in Bosnia nel 2015 e sono andato anche lì. E tra l'altro poi ho visitato il sito anche delle piramidi di Visoko, che è veramente impressionante, che non è distante. Ma Medjugorje, devo dire che l'energia che quel luogo ha, a prescindere dal discorso della Madonna, del discorso cattolico, eccetera, 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 io ho riscontrato, ho avvertito in quel luogo delle energie pazzesche. Tra l'altro ha un microclima unico e incredibile. L'estate le temperature arrivano a 47-48 gradi all'ombra e non si percepisce quel calore. Ha un microclima incredibile quel posto, che fra l'altro è anche a una quota piuttosto alta. E l'impressione, quando si hanno 45 gradi all'ombra, è che ci siano 25 gradi. Cioè, chi non c'è stato non lo può capire. Le persone che scalano la montagna, no, dove poi c'è quella croce in cima, lo fanno in piena estate, con oltre 40 gradi, 45 gradi, e non suda nessuno. Cioè, avvengono dei fenomeni che vanno a contraddire le più elementari leggi della fisica. E questo è dovuto principalmente all'energia che quel luogo trasmette. La stessa piramide del Sole di Visoko, quella più grande, emette una frequenza. È stato proprio rilevato con degli strumenti scientifici da diverse università che dalla sommità di quella piramide viene emesso un fascio di energia con delle frequenze particolari. Quindi non ci stupiamo se i luoghi ci trasmettono energia. Se andate sull'Acropoli di Alatri sentite delle energie pazzesche. E potrei andare avanti all'infinito con l'elenco di questi luoghi. Ecco, vedo che è tornato Domenico. Quindi che si era disconnesso momentaneamente, se vogliamo rispondere. Scusate, mi era caduta proprio la linea, quindi ho perso un attimo. C'era una domanda, sì. Scusate. Non c'è problema, sì. Stavamo selezionando un paio di domande dei nostri ascoltatori. Sì. Allora, non so se eri riuscito a sentire le domande, comunque no. A livello anche di sincronicità, ma soprattutto interessa molto anche il funzionamento di quella macchina che hai accennato. Resonarium, come funziona e come assegni le frequenze. Sì, allora diciamo che ancora il prototipo è in corso di definizione, però è chiaro già come verrà fuori, quindi sarà praticamente una specie di un abitacolo con una piccola navicella nella quale ci si siederà comodi in una poltrona e si imposteranno dall'esterno i propri dati, diciamo, di nascita, come abbiamo fatto prima nell'esempio con Gianluca, per chi ha potuto ascoltare l'esempio. Quindi la data di nascita, l'orario, il giorno della settimana e automaticamente con un programma apposito, che poi è quello del quale parliamo anche nel Massili, e del metodo, sarà determinata quella che è il grado della scala che caratterizza questa persona al momento della nascita. Sarà quello il grado che verrà, diciamo, rinforzato come vibrazioni di sottofondo. Ci sarà una vibrazione che non sarà solo un suono, sarà proprio una vibrazione che verrà anche dalla poltrona, perché la vibrazione non è solo una vibrazione sonora, ma è proprio una vibrazione fisica, perché poi stasera, insomma, abbiamo parlato tanto, non abbiamo per esempio parlato delle onde gravitazionali, delle quali avrei voluto parlare, cioè
cioè ci sono delle vibrazioni che arrivano, no? E quindi questo strumento trasmetterà questa vibrazione di sottofondo mentre si ascolterà una musica. Questa musica verrà scelta dalla, diciamo, dall'ospite tra una serie, diciamo una specie di jukebox, per capirsi, o si potrà portare anche una propria musica su una chiavetta da inserire, e quindi ascolterà la musica che è di suo gradimento, e su quella musica verrà rinforzata una vibrazione che, per il fatto di rinforzare proprio il suono, il grado che gli appartiene, amplificherà di molto questa vibrazione e gli ricorderà all'anima, gli rinforzerà quella vibrazione iniziale, quindi sarà come ripercorrere. Tutto ciò sarà un messaggio, ribadisco, tra virgolette, omeopatico. Dico omeopatico perché il messaggio dell'anima è un messaggio molto sottile, non è un messaggio che si percepisce fisicamente, e servirà per rimettere in risonanza questa persona con la propria anima e per farlo piano piano riconsapevolizzare, con una parola che non esiste, ma in questo momento rende l'idea. Ecco, così funzionerà questa macchina. E comunque se ne parla nel Massili, in ogni caso. Ci chiedono anche queste frequenze che vengono impresse al momento della nascita, come si collega all'astrologia, al segno zodiacale, all'energia, alle influenze anche per quanto riguarda il cielo. L'astrologia, diciamo, cerca di spiegare tramite il momento della nascita e quindi qual era la configurazione degli astri. Io non sono un astrologo, però insomma qualcosa ho cercato di leggere potete anche, diciamo, coadiuvarmi nell'aspetto astrologico. In ogni caso si legge una carta del cielo che spiega il momento della nascita e che quindi qual è la caratterizzazione di quella persona, come sopra, sotto. Quindi, come la carta del cielo, così avviene sotto, secondo la legge di Trismegisto e di Ermete Trismegisto. Beh, nel caso della risonanza dell'anima iniziale, non ha a che fare con l'astrologia, perché stiamo parlando di un altro, cioè stiamo parlando del mondo delle vibrazioni che caratterizzano quella persona in quel momento. Quindi non ne faccio come un discorso astrologico, non metto, diciamo, in rapporto le due cose. Ecco questo. Ecco, poi ci chiedono, avete visto le immagini barometriche del Marsili, un'enorme tavola piana con al centro il vulcano anomalo, anche le tante linee rette che si notano. Quindi anche questo è degno di nota, assolutamente. Il nostro territorio racconterebbe storie ben diverse da quella che la versione ufficiale talvolta abbozza o ignora del tutto, no? Sì, vi posso dire che nel cratere del Marsili ci sono tanti altri crateri laterali che vengono proprio dalla bocca di questa enorme montagna, che peraltro hanno effusioni continue, quindi non sono eruttive ma sono effusioni, e quindi altre energie che certamente, cioè, è tutta una montagna forata, diciamo, dalla quale fuoriesce del magma. Bene, allora stanno scrivendo in tantissimi perché ci sono 1600 persone nelle piattaforme solo in questo momento. Chiedo scusa, ovviamente ci perdiamo come al solito qualche domanda, a meno che Domenico e Nicola abbiano notato qualcosa durante la puntata a cui ci tengono a sottolineare o dare una risposta, un argomento. Direi che abbiamo dato, a meno che non ci sia ancora un punto che volete dire in questa sede. Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia. Beh, lascio a te, Domenico, la conclusione. Sì, io vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato. So già di non aver detto neanche la metà di quello che avrei voluto dire, perché poi non si riesce, diciamo, nel discorso a completare, proprio perché, diciamo, stare con la vibrazione ferma su quello che sei e quello che vuoi dire non è semplice, anche in questo caso. Tuttavia, se qualcuno avesse necessità di chiedermi qualcosa, io giusto una mail posso lasciare, se si può fare lo dico, che è marsili.rondinelli@gmail.com, che peraltro l'abbiamo anche indicata nella, mi pare, dietro il frontespizio, nell'ultima pagina del libro, perché potrei rispondere magari ad altre curiosità, ad altre domande, o a chi ha bisogno sia che io possa, come dire, calcolare, tra virgolette, calcolare quella che è la vibrazione alla nascita, in qualche modo sono a disposizione. Nicola.
Che dire, è già stato detto tanto. Secondo me è stata una bella puntata che può contribuire alla crescita di ciascuno di noi. Perché l'obiettivo di questo ciclo di trasmissioni vuole essere dare il nostro piccolo contributo per la nascita e l'avvento di un mondo nuovo. Noi siamo giunti alla consapevolezza che questo mondo, questa civiltà sia arrivata al capolinea, che la civiltà debba essere rifondata su nuove basi, su nuove concezioni. Una civiltà che abbia al centro l'essere umano con tutte le sue grandi potenzialità, con tutte le sue debolezze, ma anche le sue infinite possibilità. E vogliamo e possiamo dare il nostro contributo alla nascita di questo nuovo mondo, anche affrontando temi come quello di stasera. Bene. Grazie a tutti quanti voi, fra qualche ora alle 8 puntuali con il buon Marco Enrico De Graia, la sveglia delle 8 e io farò la mia comparsa nella parte finale per commentare le notizie, poi alle 18 sul canale Gianluca Lamberti avremo un editoriale, fra l'altro sabato pomeriggio abbiamo fatto uno speciale sulle presidenziali degli Stati Uniti, veramente molto tecnico e di tanto in tanto daremo un rimando poiché Marco Enrico ha spiegato molto bene il funzionamento di quelli che sono gli Stati Uniti e vi interessa, cioè, penso che interessi a molti, tant'è che una di quelle stelline che rappresentano gli Stati dovrebbe essere l'Italia, il nostro malgrado, quindi sapere come la ragionano loro non può far altro che avvantaggiarci per tutti quanti noi che proprio ce ne infischiamo dei piani che hanno in serbo per noi e faremo di tutto per mandarglieli all'aria, come nostro solito. Grazie di cuore, Mesbi, Nicola, Domenico e tutti quanti voi. Grazie di cuore per i super sticker, fedelissimi, veterani abbonati o nuovi e nuove ascoltatrici. Benvenute in questo nostro canale. Se vi va, iscrivetevi e fate iscrivere gli amici che sapete essere interessati. Grazie di cuore. Ciao. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente